Cancellare ricordi dolorosi, eticamente discutibile, scientificamente possibile. Lo dimostra l'optogenetica, una tecnica innovativa che controlla l'attività dei neuroni utilizzando la luce. Nel nostro cervello, ippocampo e amigdala agiscono simbioticamente nel processo di immagazzinamento dei ricordi. Il primo fissa le immagini, i luoghi e il tempo. La seconda, invece, conserva le emozioni. Un team di neuroscienziati americani è riuscito a invertire le associazioni emotive legate alla memoria. In pratica, i ricercatori, attraverso la manipolazione delle cellule cerebrali, hanno scoperto che potevano controllare il circuito che controlla il legame tra ricordo ed emozioni. Al momento la ricerca è stata condotta sui topi, etichettando i neuroni associati ad un'esperienza positiva, per i topi maschi la compagnia di una topolina, e ad una negativa, una lieve scossa elettrica. Attraverso l'attivazione di una proteina sensibile alla luce, i ratti richiamavano la memoria codificata da quel gruppo di cellule. La riattivazione artificiale del ricordo ha permesso agli scienziati di invertire le risposte emotive degli animali. In futuro, spiega Susumu Tonegawa, direttore del Riken Mead Center for Neural Circuit Genetics, potremo essere in grado di sviluppare metodi che aiutino le persone a ricordare le memorie positive più di quelle negative. Un passo avanti per la scienza, per sconfiggere malattie come la depressione, certo, ma forse un passo incerto sul piano etico. Siamo davvero disposti a rinunciare al nostro lato più umano per trasformarci in automi sorridenti? Al futuro, l'ardua sentenza, se sarà in grado di ricordarla.